di rotta, un piano strutturale per dare trasporto pubblico alle città, perché i sindaci non possono essere lasciati da soli, qualunque colore politico essi appartengano. In conclusione, lei è stato per tanto tempo impegnato sulla capitale, i dati sulla capitale sono di grande emergenza, anche oggi targhe alterne, qual è il suo giudizio e come bisognerebbe intervenire? Le targhe alterne non servono a nulla. Bene ha fatto il portavoce dei Verdi di Roma, Gianfranco Mascia, a ricordare al commissario Tronca che non si procede così. E devo dire che è disarmante vedere un commissario che dopo un incontro con il rappresentante dei commercianti romani cambia la posizione dal blocco totale alle targhe alterne, perché bisogna bilanciare i due interessi, l'interesse della salute e l'interesse, diciamo, economici rappresentati da quella categoria. Io voglio ricordare al commissario Tronca che lui non è l'organo che può determinare un giudizio sul bilanciamento dei poteri. L'unico organo, l'organo previsto dalla Costituzione che può fare un lavoro di questo tipo è la Corte Costituzionale italiana, che può determinare il bilancio di poteri su diritti costituzionali. E voglio dire che il diritto costituzionale alla salute è un diritto prioritario. Grazie. Nichigiusino.it.